andiamo con le ultime domande. Quale giocatore della tua nazionale dei tempi d'oro avresti voluto allenare? A tutti. Noi siamo stati la squadra del secolo, questo significa aver avuto la fortuna di giocare con i più grandi giocatori del nostro sport, ma veramente con i più grandi. E abbiamo chiuso un ciclo che è partito nel 1988 e chiuso l'ultima vittoria della nazionale nel 2005. Io ho giocato praticamente con tutti questi giocatori e mi sarebbe piaciuto voler allenare perché erano veramente, oltre ad essere dei giocatori, dei grandi uomini. Ancora delle domande, queste domande a cui ho risposto venivano da Instagram. Rispondiamo su delle domande che sono arrivate su Facebook, da Facebook. Allora, dare più spazio ai giovani italiani nel nostro campionato potrebbe servire a costruire una nuova generazione di fenomeni? Abbiamo un anno in più per Tokyo. Questa è una domanda di Roberta. Io credo che inserire i giovani in dei contesti di alto livello sia una cosa importante perché iniziano subito a conoscere qual è l'alto livello. È chiaro che la possibilità di giocare è anche in funzione del livello del ragazzo e della capacità di apprendere. Oggi rispetto a, per dire, la nostra generazione, quindi parliamo di 30 anni fa, la maturità dei giocatori avviene dopo, quindi se io ho iniziato a giocare in Serie A che avevo 17 anni, oggi se ci ricordiamo sono pochissimi giocatori che a 18-19 anni sono titolari di una nazionale o di un club. Però bisogna dare la possibilità a questi ragazzi di poter fare le esperienze. Ho cominciato a giocare a pallavolo da bambina, grazie a te, e te ne sarò per sempre grato. Domanda: qual è il tuo ricordo più bello legato ai Giochi Olimpici? Questa è una domanda di Marcello. I Giochi Olimpici sono stupendi. Io credo che al di là di quale edizione, no, uno si ricorda di più o di meno, ma sono un evento che è straordinario perché ogni Olimpiade ha delle caratteristiche diverse. Poi ho avuto la fortuna di poter giocare alle Olimpiadi per vincerle e quindi anche il modo con cui vivi il torneo è differente. Ti faccio un esempio, quando la mia prima Olimpiade è stata quella di Seoul, noi non giocavamo per vincere, per cui ho avuto modo di godermela proprio a pieno, no? Perché non c'era la pressione del risultato. Tutte le altre che ho giocato le abbiamo giocate sempre con questa pressione di volerla vincere. E diciamo certi aspetti del villaggio olimpico o comunque dello spirito olimpico lo vivi di meno. Ultima domanda, la fa Stefania. Ti riconosci in un giocatore di adesso o in quali caratteristiche? Allora, Stefania, ci sono giocatori che mi piacciono molto e sono giocatori generalmente tecnici, no? Per dire, Zaitsev è un giocatore che col fatto che possa cambiare ruolo rispecchia un pochettino quello che anch'io ho fatto nella mia carriera. No, quindi al di là che sia un giocatore estremamente conosciuto, un giocatore che gioca nella mia squadra, mi piacciono i giocatori tecnici, perché io credo che il nostro sia un gioco dove il giocatore può fare differenza se ha la tecnica. Chiaramente poi ci vuole anche una grande fisicità, no? Però se un giocatore ha la tecnica posso sopperire alle carenze fisiche. Quindi quello su cui anch'io lavoro tanto è sul discorso della tecnica. Spero di aver risposto a tutti e vi saluto. Ciao.